Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Allora, qua avreste dovuto vedere un'altra intro e anche delle altre clip successive. Piccolo problema, non so perché, ho deciso di registrare tutto in slow motion, quindi c'è tutto rallentato senza audio. E quindi l'80% delle clip ho dovuto buttarle. Però ho cercato di salvare salvabile, quindi eccomi qua. Benvenuti ragazzi in questo nuovo video. Quest'oggi vi porto con me nella mia prima volta a Bolsena. Prima volta sul mitico vulcano regno del bass fishing italiano moderno. Siamo qui per il campionato europeo hobby. Mi è saltata così l'occasione in mano perché io non dovevo farla essenzialmente quella gara. Solo che uno del team non è riuscito per motivi personali ad andare, quindi mi ha chiesto: "Oh, vuoi venire te?" Va bene, perché no? Cioè, ti danno un'occasione così per andare a Bolsena, non la prendi? Cioè, un pazzo non la farebbe. Quindi eccoci qua. E dunque mi raccomando ragazzi, lasciatele tanti like, visto che la serie vi sta piacendo un sacco, quella delle gare, quindi lasciate tanti like, lasciate qualche commento, scrivetemi se qualcuno di voi è mai stato a Bolsena. Questa è proprio stata la mia prima volta proprio così. Tra l'altro bellissimo perché sono arrivato là tipo una settimana prima della gara, mi fanno: "Vuoi venire a Bolsena?" Sì, ma aspetta, che cosa mi serve? Cosa devo, come si pesca a Bolsena? Con che esche? Quindi è stato abbastanza divertente perché non avevo niente di pronto, sono arrivato alla fine, cioè nel senso il giorno prima della gara ero ancora che cocchiavo cose che perché non sapevo come cavolo pescare. Però sì, eccoci qua e dunque lasciatemi sotto un commentino. Mi raccomando, condividete il video ai vostri amici, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. Dunque direi di partire con le poche clip che mi sono rimaste. Faccio già un po' di pesce foraggio. Vediamo un attimo di capire. Proverò a tirarmi via un po' di sassi. Da qua. Ok. Troppo bassa, no, sì. Oddio, che strano. Vai, sì. Dov'è il cordino? Mi sono perso il cordino, qua. Installiamo la mappa. Thank you.
piccolino. Oddio, piccolino. Calmi tutti. Questo misura bene. Preso, porco cane, bello questo porco. Porco cane. Lucio, non ti pareva? Ti pareva che non prendevo un lucio? Ti pareva che non prendevo un lucio? Ti pareva? Ok, eccolo qua, bellissimo lucettino di Bolsena. Bello che ho guardato qualche video. Oh, non ho mai visto un lucio. Arrivo io a prendere il lucio. Incredibile. Ecco qua, guarda che semplicità. L'ho mollato. Eccolo qua, guardate che bellino. Torna a casa, c'è. Se devo prendere pure il lucio. Prima cattura per questa canna alla grande, direi. Contando che il bass prima non l'ho nemmeno sentito con l'altra. Non pensi che sia un bel bass? Guardi sotto e vedi una bella sagua, e invece ti dava il piche. Sì, è un lucio, però dato che domani, dopodomani, raga, era basso. Se in un posto pieno di bassi non facevo lucio, vuol dire che non ero io. Allora, specifichiamo un attimo, oggi è la giornata di venerdì, ovvero free practice, prove libere. Tra l'altro, bellissimo di questa competizione è che, essendo europeo, parlano tutti in inglese. Ed è una figata. Solo perché parla in inglese. No, perché comunque c'è gente, non so, Svezia, Inghilterra, Germania, da tutte le parti, quindi è tanto figo. Anche la gente che vedi un sacco di cose nuove, c'è gente che sul kayak ha tre ecoscandagli da 9 pollici con il live. C'è! Costa più tutta l'elettronica che il kayak. Ed è il kayak, penso, quello che costi di più sul mercato. Per stare in tema con il posto, c'è un'espressione che secondo me si intona molto con questa cosa: megoglioni. Dunque,
Allora, il posto è una figata perché l'acqua pulitissima si vede un sacco. Infatti, io sto utilizzando con tutte le canne da spinning il terminale del Boss dello 016. Fine il giusto, resistente il giusto perché abbiamo anche herbai, quindi ci potrebbe rovinare, quindi spezzare tra gli herbai se si capita mai il culo di prendere un bel pesce. E in questo caso avete visto in azione, penso per la prima volta se non sbaglio, la nuova canna. Devo dire, tanta roba. Ci stavo pescando a drop shot su 8 metri, 10 metri, con 3 grammi e mezzo di piombo. Spettacolo. E cos'altro dire? Boh, qualcosina mi pare di star capendo. Dopo, boh, vediamo come va. Sto mettendo a posto, ho mangiato. Bello. Bel bass. Piccolo. Però ci siamo. Già qualcosa. Perfetto. Metto pure il lavoro sporco al posto mio. Il tempo. Preso. Bello. Bello. Piccolo. Bello piccolo. Qui là. Eccolo là, che va a casa. Questo sa già di pesce di taglio. C'è un pesce un pochino più carino. Ecco. Eccolo qua. Non so quant'è la taglia minima, quindi boh, questo è decente almeno. Bene, qualcosa ci sto capendo, più o meno. Cioè, trovo tanto pesce piccolo. Il problema è che pesce piccolo sta con pesce piccolo, pesce grande sta con pesce grande. È un po' complicata, soprattutto se non conosci gli spot. Però almeno cerco di capire un po' che esche vogliono mangiare.
anche perché non è semplice. E come vogliono mangiare? Tanto che vedo che gli piace molto la caduta, continuo con il mio approccio abbastanza light. In più normalmente la taglia dei bus per le gare, la taglia minima, sta sui 28. Io per questa situazione mi basterebbe fare 5 bus da 28, non sarebbe male. Ecco. Però mi dicono, voci di corridoio dicono che sarà meno, quindi boh. Cioè, un pesce che sia più grande di 24-25 cm, dico, ok, se l'ho preso vuol dire che qualcosa sto azzeccando. Ci vuole, bello, bello, bello. Non così bello. Beh, oddio. Questo potrebbe essere un keeper. Forse. Questo potrebbe essere un keeper. Potrebbe essere un keeper. Ok, eccolo qua. Bello, no, no, piccolino, no, più bello. Tirata una tironata assurda, tipo questa. Ma niente, sono più bello.
Bello questo. Bello. Porco cane. Porco. Potete impiantarsi nell'erbaio. Boia. Mai vista? Del genere. Vedo la ischia là. Porco schifo. Mai visto una cosa del genere. Guarda, prendo ancora. Dio buono. Possano essere bastardi, se voglio. Ok. Minchia. Bel bus, bel bus, questo. Oh, ma quanto cavolo tirava quel bus? Se io ero là tranquillo, lo tiravo su a un certo punto. Guarda, mi insegnano il punto che così domani ci torno perché lo spot sembra promettente. Ho capito come prenderli. Ok. Vum! Mai vista una cosa del genere? Ma come ha fatto a partire? Da dove l'ha tirata tutta quella forza? È un bus decente. Dico bello, nel senso, perché è un pesce che sicuramente è di cioè, sopra la taglia minima, quindi mi interessa. Però cavolo, quanto cavolo tirava! Cioè, impressionante! Non ho mai visto una cosa del genere. Ho mai preso un bus che. Che razza di acqua avete là sul vulcano? Cioè, avete le proteine in polvere dentro? Non lo so. Cosa c'è di sciolto in quella roccia? Minchia. Non voglio sapere un bastardo di chili quanto tira. Ho paura. Dona. Little fish big onda. Chissà, dai. Ok.
base di questi qua. Sono abbastanza. Ok ragazzi, siamo giunti al termine della giornata di prove. Settimana prossima ci sarà la prima giornata di gara. Prima giornata di prove è finita così perché si è alzato vento, c'era un'onda della Madonna, forse dalla GoPro non so se si rende, ma sembrava di far surf, quindi ho deciso che era meglio rientrare. E cos'altro dirvi? Sì, settimana prossima esce il prossimo episodio, quindi rimanete connessi, iscrivetevi al canale e attivate le campanelle, perché finita questa serie, ovvero il prossimo episodio che sarebbe il sabato e quello dopo la domenica, c'è la finale a bilancio dei predatori da kayak. E ragazzi, non potete capire cosa è successo. Dunque, che dire, per questo video è tutto, è durato anche già abbastanza. E vi rimando al prossimo video, sempre mercoledì prossimo. Ciao a tutti!